la senti questa voce. Chi canta il cuore, la maglia e l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 47, buon mercoledì 24 novembre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora in casa Bari si gongola ancora dopo la netta vittoria nel derby contro la Fidelis Andria, ma incombe il prossimo impegno, la gara contro il Latina. Di questo e tanto altro ci occuperemo in questa puntata Focus, tratteremo tanti argomenti, avremo con noi anche un competente ospite, un tecnico col quale insomma parleremo anche di un qualcosa di non tanto piacevole, un ricordo non tanto piacevole per i tifosi del Bari. Più tardi però capirete meglio. Bene, partiamo subito, ma prima vado a salutare il mio compagno di viaggio, il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo. Ciao Nicola, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Vi ricordo i contatti per interagire con noi, il 393-949-7483, il numero per i vostri messaggi o per le vostre note vocali, ripeto 393-949-7483, altrimenti scriveteci sulla nostra chat di Spreaker. Veniamo al sondaggio odierno, sondaggio che vi mette davanti ad una scelta, quindi sono molto curioso di capire i tifosi, i radioascoltatori, come si schierano per quanto riguarda quello che sto per dirvi. Allora, quello che vi chiediamo è: per il ruolo di regista, meglio confermare Maita o aspettare e quindi rilanciare Di Gennaro? Ripeto, per il ruolo di regista, meglio confermare Maita o rilanciare Di Gennaro? Bel enigma, me ne rendo conto. Allora, diciamo subito che dico subito la mia, così insomma, esterno subito il mio pensiero. Premetto una cosa, però, dobbiamo essere obiettivi: per il ruolo di Play ci sarebbe anche Bianco, ma insomma, nelle ultime giornate sembra essere un po' sparito dal radar di Mignani. Evidentemente, il mister in quel ruolo vuole un calciatore più tecnico, maggiormente propositivo e che giochi anche in verticale. Per questi motivi la scelta sembra essersi ridotta a solo due calciatori, vale a dire appunto Maita e Di Gennaro. Superfluo aggiungere una piccola considerazione: sono totalmente d'accordo con Mignani, in quel ruolo insomma ci vuole un tipo di calciatore. Di Gennaro non si discute, è sicuramente un lusso per la categoria, un centrocampista in grado di fare la differenza come ha fatto tanti campionati, ma specialmente l'anno scorso a Cesena, ma l'ex calciatore della Lazio è in evidente ritardo di condizione, insomma si vede, l'abbiamo visto nelle ultime uscite, però solo giocando può ritornare sui suoi livelli. Un altro elemento da considerare è un elemento di natura prettamente tattica: Maita, quando è stato schierato mezzala, non ha brillato, eppure quello è il suo ruolo naturale. C'è anche da considerare un altro aspetto: le migliori partite stagionali del Bari sono state quelle dove Maita ha agito da regista. E allora che fare? Insistere su Maita o dare spazio a Di Gennaro per farlo tornare in condizione? Sarò drastico nella scelta, ma credo che il Bari, visto il momento, vista la classifica, non può, mi dispiace tantissimo dirlo, non può permettersi di aspettare Di Gennaro. Mi duole tantissimo, guardate, dire quello che ho appena detto. Mi spiace perché reputo Di Gennaro un top player del Bari, tuttavia Maita sta meglio, offre maggiori garanzie e credo che si meriti il posto da titolare in quel ruolo. Superfluo dire che il campionato ovviamente è ancora lungo, Di Gennaro avrà i suoi spazi, ma al momento credo che Mignani debba continuare a dare fiducia all'ex centrocampista del Catanzaro. A dirla tutta, ci sarebbe anche una terza strada, se proprio vogliamo, quella del cambio modulo con una coppia di mediani, quindi con Maita e Di Gennaro insieme.
Ma non credo assolutamente sia nelle intenzioni di Mignani modificare il modulo, senza dimenticarci come insomma un centrocampo Maita di Gennaro offrirebbe poca copertura. Quindi mi dispiace tantissimo, ma io in questo momento credo che Mignani debba insistere con Maita. Vediamo cosa ne pensa Riccardo, anzi sentiamo cosa ne pensa Riccardo Resta. Allora, io parto con il dire che il cambio di modulo secondo me non è nei piani di Mignani, Assolutamente. per fortuna, perché io l'anno scorso ho portato avanti la mia crociata contro il centrocampo a due, e mi dispiacerebbe dover riprendere questo discorso. Poi se metti un centrocampo a due significa che sta fuori Del Rico, e Del Rico abbiamo visto che se sta bene non sta mai fuori, e non è giusto tenerlo fuori. Quanto alla domanda principale, guarda, io credo che le cose stanno andando bene, vanno bene con Maita, quindi sarebbe intelligente non cambiare, però nella mente di Mignani c'è il desiderio di almeno provarle tutte per far rientrare Di Gennaro in questo Bari, che è un Bari che comunque ha dimostrato di cavarsela benissimo anche senza di lui. Forse Di Gennaro in questo momento è davvero l'unico lusso che ha il Bari nella rosa, l'unico calciatore di cui si può fare a meno, perché ci sono delle alternative valide con caratteristiche diverse ma che garantiscono lo stesso risultato. Quindi nell'immediato io ti dico: Maita, va bene, sacrifichiamolo lì perché sta facendo bene, però alla lunga io credo che Mignani farà di tutto almeno per non chiudere la stagione con un rimpianto, cioè quello di non aver valorizzato un calciatore che in Serie C dovrebbe giocare su un tappeto rosso, sul velluto. E sarebbe un peccato avere un potenziale come quello di Di Gennaro e non sfruttarlo fino in fondo. Quindi ti dico che secondo me per le prossime partite, soprattutto perché sono partite molto Certo. probanti in cui c'è bisogno di certezze, Mignani continuerà con Maita, poi da dopo Natale secondo me Di Gennaro lo vedremo con un po' più di regolarità. Sì, più o meno quello è il concetto che ho espresso anch'io al momento. Maita, poi tra l'altro, come ho detto anche prima, cioè Maita comunque sia da mezzala, è vero, solo una partita di recente ha giocato in quel ruolo, però non ha brillato, probabilmente non era neanche al top della forma, quindi c'è da considerare anche questo aspetto. Però stranamente è sembrato spaesato in quel ruolo di mezzala, che è il suo ruolo naturale. Ovviamente, diciamola tutta, la soluzione ideale c'è. Soluzione ideale c'è, ed è quella che Maita torni a giocare da mezzala, giocando bene da mezzala, quindi facendo quello che ha fatto a Catanzaro e in precedenti stagioni. Quindi un Maita mezzala su ottimi livelli e un Di Gennaro play su ottimi livelli. Quindi questa sarebbe la soluzione ideale, però al momento questo non sembra essere possibile. Poi magari, che ne so, contro il Latina avverrà proprio questo, che giocheranno insieme Di Gennaro e Maita con Maita mezzala. Però al momento sembra esserci questo ballottaggio tra Di Gennaro e Maita. Vediamo cosa ne pensano, anzi, leggiamo cosa ne pensano i tifosi che ci stanno ascoltando. Allora, Gianluca dice: fino alla fine del girone d'andata, senza dubbio, Maita. Poi si può pensare di recuperare Di Gennaro, problemi fisici permettendo. Poi, Pasquale, nelle gare casalinghe come quella di sabato, giocherei con Di Gennaro centrale per dargli minutaggio, Maita ed Enrico al suo fianco. Poi Gabriel, Di Gennaro più gioca più migliora probabilmente, ma sono d'accordo con Nicola, non si può aspettare facendo a meno di uno come Maita. Forse se tra qualche giornata avremo 10 punti di vantaggio sulla seconda, magari si potrà pensare a un cambio del genere, ma ora non credo sia il momento. Poi Antonio, si potrebbe provare Di Gennaro anche come vice botta per fargli mettere minutaggio fino al completo recupero. No, Antonio, assolutamente no. Per due motivi semplici. Uno, perché Botta sta facendo benissimo e quindi toglierlo sarebbe un sacrilegio. Quindi assolutamente Botta deve giocare trequartista, deve giocare titolare. Poi Di Gennaro non credo proprio abbia il passo e le caratteristiche per giocare in quel ruolo. Riccardo, non so se sei d'accordo con questo. Insomma, Di Gennaro al posto di Botta non lo vedo proprio, no? No, vabbè, Botta peraltro fa tantissimo lavoro anche in fase di non possesso, si sacrifica, va a centrocampo anche se c'è da prendersi o da dare qualche botta, a proposito, qualche bel calcione, non si tira mai indietro, quindi
Di Gennaro lo vedo più un pianista, Botta mette i panni del pianista, ma anche quelli del manovale quando serve, quindi Botta è davvero l'unico calciatore che non ha un'alternativa in questa squadra, e sicuramente non è Di Gennaro, anche inventandosi un'alternativa non è Di Gennaro a cui sta pensando Mignani sicuramente. Antonio aggiunge vice nel senso di spezzoni di gara al posto di... Guarda, io al posto di Botta magari io proverei più D'Enrico, però Di Gennaro non lo vedo proprio, però magari, che ne so, potrebbe anche essere una soluzione, tutto è possibile. Carlo, spero di rivedere la squadra di domenica con l'inserimento graduale di Gennaro. Mi sa che siamo più o meno tutti d'accordo, forse tranne Pasquale, che sosteneva, insomma, nelle gare casalinghe far giocare Di Gennaro titolare potrebbe essere una possibilità, però al momento credo che siamo più o meno tutti d'accordo sul fatto che Maita meriti quel posto e di giocare playmaker, anche perché insomma l'ha fatto discretamente bene. Intanto c'è una nota vocale, ascoltiamola. Ciao Nicola, sono Daniele. Io volevo chiederti un'informazione più che altro, fare un resoconto dei diffidati, perché non tanto la partita con il Latina, ma bensì le altre tre partite, Avellino, Taranto e Palermo, perché tutti comunque parlano di Palermo e Avellino, ma dobbiamo stare attenti anche al Taranto. Ciao Nicola. Ciao Daniele, guarda, era proprio in scaletta, quindi parleremo dei diffidati, vi dirò quali sono i diffidati nel Bari, è tutto pronto in scaletta, quindi un po' di pazienza e vi leggerò i nomi dei diffidati in casa Bari. Intanto vi ricordo il sondaggio odierno: per il ruolo di regista meglio confermare Maita o rilanciare e aspettare Di Gennaro? 393 949 7483, altrimenti la nostra chat di Spreaker. L'allenamento ieri, esercitazioni tattiche incentrate sullo sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete, poi in chiusura due mini tempi da 15 minuti a ranghi misti contrapposti, gara finita in parità grazie alle reti di D'Enrico per la squadra verde e Antenucci per la squadra blu. Hanno evitato la parte con i contrasti lavorando a parte a scopo precauzionale Paponi e Simeri. Speriamo che non ci sia nulla di grave per quanto riguarda Paponi e Simeri, che appunto non si sono hanno evitato la parte della seduta con contrasti, quindi speriamo, insomma, non ci siano problemi seri per Paponi e Simeri. Intanto poco fa in conferenza stampa ha parlato l'attaccante biancorosso Mirko Antenucci, ascoltiamo qualche passaggio della sua conferenza stampa. Tanto non capirai. È un buon momento per quanto mi riguarda, anche per quanto riguarda la squadra. Abbiamo ottenuto due vittorie consecutive, quindi è un buon momento per noi, bisogna continuare così. Sì, no, sicuramente è un motivo d'orgoglio per me, perché comunque entri a far parte, almeno statisticamente, della storia di un club a livello di gol. Ovviamente io sono venuto qui a Bari per un motivo ben preciso e specifico, che a tuttora non abbiamo raggiunto, e quello per me conta di più dell'aspetto numerico, però voglio dire, mi fa piacere, è una cosa che mi rende orgoglioso. Ma il mio rapporto è molto buono, io mi trovo davvero bene qui a Bari, la mia famiglia sta bene, è normale che poi i risultati accompagnano un po' la nostra vita, perché il calcio è uno sport talmente di sociale, che va a interessare la vita di tante persone, che quindi anche poi le nostre vite un po' cambiano anche in base ai risultati, allo stare bene o meno bene in una città. Però per quanto mi riguarda, qui a Bari io sto davvero molto bene. Ma guarda, ritrovato, io ci sono sempre stato, e poi è normale che i gol possono condizionare o meno il giudizio, e questo lo capisco. Però i gol è una conseguenza di tutto, è normale che adesso sto giocando anche con più continuità, la squadra ottiene risultati, quindi anche più semplice per me, che comunque sono un finalizzatore, però io ci sono sempre stato nei momenti difficili e meno difficili,
ho sempre messo la mia professionalità a servizio della squadra, quindi è normale che poi voi dovete fare delle considerazioni, e a livello numerico può essere un Antenucci ritrovato, però io non la leggo proprio in questa maniera qua. Con gli allenatori che ho avuto più rapporto, che sono stato meglio, ha funzionato in questa maniera, dirsi le cose come stanno, anche se a volte si può essere più o meno d'accordo su diverse tematiche, però la trasparenza e essere coinvolto in maniera piena nel progetto che sto vivendo, io penso queste qua le due, diciamo, cose un po' più importanti. Poi è normale che a nessuno piace non giocare, anche al ragazzino che ha appena iniziato e ha 3 presenze, voglio dire. È normale che uno ci sta male, però deve reagire nella maniera giusta, mettere in difficoltà l'allenatore. Non è che se uno non gioca abbassa la testa o non corre o si allena male, perché sennò così dai ragione alle scelte che uno fa e non fai cambiare idea all'allenatore. Assolutamente sì. Il rapporto con il mister è buonissimo, come con lo staff, con tutti i compagni. C'è un clima buono nel nostro spogliatoio. Tanto non capirai. Allora, queste le parole di Mirko Antenucci in conferenza stampa. Antenucci che ha concluso dicendo che c'è un buon clima nello spogliatoio, che il rapporto con Mignani è ottimo. Antenucci, insomma, che ha detto che c'è sempre stato, che magari i gol hanno influito nel giudizio dei tifosi nei suoi confronti, però lui, diciamo, c'è sempre stato, si è sempre allenato serenamente. Un passaggio volevo mettere in evidenza che non si è sentito nell'audio che abbiamo appena mandato. Lui dice: lo sfogo dell'anno scorso col Catanzaro mi è dispiaciuto perché si è creata una spaccatura. Mi piace sempre mettermi in discussione, le parole del mister fanno piacere, vuol dire che si lavora bene e ci tengo a quello che faccio. Insomma, Riccardo Antenucci che ha riconosciuto che quello sfogo, appunto, dopo la partita col Catanzaro fu qualcosa di sbagliato, purtroppo molti tifosi se la sono legata al dito. Sì, vabbè, ma diciamo che capita, poi Antenucci forse in quel momento ha interpretato anche male la sua leadership, non lo so che cosa gli sia passato per la testa, però... Ma capisco che tanti se la siano legata al dito, però diciamo che nel passato di tempo, per fortuna le cose sono cambiate, quindi direi che è il momento di sotterrare l'ascia di guerra, anche perché lui ha fatto una giustissima ammissione di colpa e va bene così, diciamo che lo si può perdonare. Se continua a segnare poi... Assolutamente, ma su quello non ci sono assolutamente dubbi. Intanto frecciatina di Antonio nei confronti di Daniele, quindi frecciatine tra radioascoltatori. Antonio dice: per Daniele abbiamo finito con il Foggia, ora iniziamo col Taranto. Mi unisco alla... No, ma lui è fedele a Zeman, non è tifoso del Foggia, però diciamo ammira alcune cose della squadra rossonera. Poi Emanuele: ciao Nicola, ciao Riccardo, per Di Gennaro a mio avviso dipende dai dati che rilevano sul giocatore, se sta bene a mio avviso deve giocare per il minutaggio, inoltre se impieghi questo giocatore devi fare una scelta precisa sulle mezzale, diversa da quella che prevede Maita in cabina di regia. Personalmente ritengo che se schieri Di Gennaro devi impiegare Bianco, Scavone o Derisio a discapito di Derrico, che al contrario troverebbe impiego dal primo minuto con Maita regista. È sempre questione di quel famoso equilibrio. Analisi condivisibile quella di Emanuele. Indubbiamente è giusto vedere chi gioca play, però bisogna anche vedere quali sono i giocatori più idonei ad affiancare il play in questione, quindi sono d'accordo con Emanuele. Veniamo alle decisioni del giudice sportivo. Come richiedeva prima il radioascoltatore, non ci sono per fortuna squalificati, però c'è un quinto giocatore che si è aggiunto alla lista dei diffidati e si tratta di Terranova, che ha raggiunto quota 4 cartellini gialli, quindi i diffidati al momento del Bari sono Bianco, Di Cesare che purtroppo ai box, Ricci, Scavone e Terranova. Quindi soprattutto Terranova, insomma, un giocatore importante, così come Scavone, sono, diciamo, al momento 2 titolari, quindi ripeto: Bianco, Di Cesare, Ricci, Scavone e Terranova sono questi i diffidati in casa Bari. Riccardo, è vero, le partite bisogna giocarle, non puoi mai calcolare prima della partita, evito di entrare in un certo modo per evitare il giallo, però insomma bisogna stare attenti perché dopo il Latina ci sono partite importanti e bisogna stare molto molto attenti a questo discorso delle diffide.
Sì, vanno maneggiate con davvero molta cautela, soprattutto Terranova, perché a parte essere un giocatore fondamentale, però in difesa siamo un po' contati, quindi perdere un titolare di questo livello in un reparto in cui già ci sono dei problemi di numero sarebbe difficile, però mi rendo anche conto che non si può chiedere a Terranova di fare attenzione agli interventi, perché i difensori sono sempre esposti al rischio di sfide, di ammonizioni. Speriamo che non ce ne sia bisogno, ecco, di spendere un giallo. Io mi auguro che, se deve essere un giallo, che sia un giallo che ne valga la pena, non come quello, dicevamo l'altro giorno, che ha preso Simeri, sì, o che ha preso Tali, completamente senza senso. Poi purtroppo non si può neanche dire gestiamoli questi calciatori diffidati, perché purtroppo in difesa siamo contati. È vero, è tornato Gigliotti, però che fai, rinunci a uno come Terranova, fai giocare Gigliotti e Celiento? Potrebbe essere una possibilità, visto che giochiamo contro il Latina, quindi ti vai a preservare Terranova e schieri Gigliotti e Celiento. Potrebbe essere anche un'idea che potrebbe venire a Mignani, però al momento, insomma, rinunciare a uno come Terranova è molto molto difficile. Rassegna stampa, Corriere dello Sport, articolo di Antonio Guido. Bari botta, un tango per la B. Continuità e lampi di genio, così ha stregato tutti. Inventa e manda in gol i compagni, nel 4-3-1-2 fa la differenza e a lui Mignani non vuole più rinunciare. Beh, diciamo che l'ha dimostrato con i fatti Mignani. Poi, sempre sul Corriere dello Sport, in 13 sono ancora a secco, da Celiento a Marras, il difensore un anno fa era già a quota 3 centri. Quindi focus sulle marcature, sui calciatori che sono andati in gol e quelli che non sono ancora andati in gol con la maglia biancorossa. Infine, Corriere del Mezzogiorno, Perinetti tra Bari e Palermo, ma in B vedo i biancorossi. Il duello per la promozione analizzato dal doppio ex ed ex DG, siciliani sorprendenti, capolista con una marcia in più. Speriamo che l'ex DS ci abbia visto giusto, perché insomma sarebbe la cosa ideale per noi. Poi Emanuele aggiunge un messaggio: soprattutto ad Avellino, Terranova servirà come il pane più della gara contro il Palermo. Perché, Emanuele, una cosa mi incuriosisce, magari se aggiungi il motivo perché Terranova servirebbe più ad Avellino, più contro l'Avellino che contro il Palermo. Riccardo, prima di salutarci, insomma, c'è questa botta mania, chiamiamola così, messa in risalto sul Corriere dello Sport. Devi essere sincero e franco: botta sta facendo quello che ti aspettavi, sta facendo di più o sta facendo di meno? Intanto scusami, Emanuele dice Maniero, perché c'è Maniero da marcare nell'Avellino. Ok, non so se hai capito la domanda, Rick. Sì, no, ho capito, sta facendo esattamente quello che mi aspettavo. Cioè, io pensavo che venisse a Bari per dimostrare di essere un calciatore di assoluto livello per la Serie C, ma io direi anche per la Serie B. Sta facendo quello che ci si aspettava da lui, insomma, ha fatto già parecchi gol, fa assist, si impegna anche in fase di non possesso, qualche partita l'ha sbagliata, però le partite le sbagliano tutti a qualsiasi livello, in qualsiasi contesto, quindi non ne farei un problema chissà quanto insormontabile. Sta facendo bene, ma può fare chiaramente ancora meglio, come tutta la squadra, diciamo che può fare meglio, nel senso che può portare insieme a tutti gli altri il Bari là dove tutti ci auguriamo che arrivi. Meglio non dirlo, per assolutamente no. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta, per avermi fatto compagnia in questa prima parte di trasmissione. Riccardo, grazie mille, con te appuntamento a domani. Grazie. Ciao Nicola, grazie a te, un saluto a tutti, ci riascoltiamo domani. Ciao, grazie Riccardo. Ciao. E allora, questo Riccardo Resta. Per quanto riguarda Botta, guardate, io conoscevo il calciatore, uno dei pochi calciatori che conoscevo, per quello che aveva fatto in passato nelle altre squadre. Forse mi aspettavo qualcosina di più, non lo so, voglio essere sincero con voi, forse mi aspettavo qualcosina di più, almeno dal punto di vista delle giocate. Mi sarei aspettato un Ruben Botta un po' più
più spettacolare, ecco, qualche giocata spettacolare c'è stata, però mi sarei aspettato qualcosina in più. Intanto siamo pronti per il secondo collegamento, siamo giunti al momento dell'intervista, con noi un graditissimo ospite, saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, l'ex tecnico, tra le altre, di Latina, Ternana e Perugia, Roberto Breda. Buon pomeriggio mister. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Grazie, se avete domande da rivolgere a mister Breda, 393-949-7483, altrimenti scriveteci sulla nostra chat di Spreaker. Allora mister, parliamo subito di lei, ultima esperienza sulla panchina del Pescara, com'è andata, come mai il rapporto si è interrotto? E com'è andata? È andata male, nel senso che forse a volte bisogna anche ponderarle certe scelte, e il fatto che fosse ultimo con 3 punti magari andava cercato di capire il perché del motivo, e invece magari uno ha cercato di vedere la piazza e altre cose, invece la situazione era un po' più complicata di quel che sembrava. Però peccato, perché appunto Pescara secondo me è una gran piazza e mi spiace averla vissuta poco, anche perché poi l'ho vissuta con il Covid in zona rossa, quindi veramente non sarei goduta, non so più per niente. Assolutamente. Mister, ora è in attesa, immagino, di una chiamata. Le chiedo se c'è qualcosa che bolle in pentola e quale progetto sposerebbe, insomma, cosa le piacerebbe trovare in una eventuale proposta. Ma appunto, vista anche l'ultima esperienza, credo che a volte bisogna stare attenti a non prendere i casi disperati, quindi magari valutare certamente la piazza, però anche quello organico, i vari obiettivi, se sono realizzabili o no. Poi dopo ogni situazione è una storia a sé, però magari appunto bisogna avere la forza a volte anche di essere un pochino più lucidi, quindi magari valutare con più calma. E quest'anno l'idea è questa, a parte che B si sta muovendo pochissimo, però prima di fare dei passi uno deve un po' anche valutare con calma tutte le varie componenti, partendo penso per prima cosa dalla rosa dei giocatori. Mister, le giro un messaggio molto simpatico di un radioascoltatore, di Emanuele, che dice: ma mister Breda sa di partecipare ad una trasmissione Porta Fortuna? Perché i tecnici che sono intervenuti subito dopo hanno trovato panchina. Faccio giusto un esempio, quello di Ezio Capuano, che sa, come saprà, ora è andato al Messina. Insomma, sì. Mister, speriamo. Speriamo, è una vostra responsabilità adesso che l'avete detto, speriamo. In genere è così, ma negli anni posso fare un'infinità di esempi. Quindi posso trovare lavoro tra qualche anno. No, dico negli anni è successo così, però le cose si sono avverate a breve, quindi speriamo, insomma, di portare fortuna a mister Breda. Me ne ricorderò, se dovesse capitare me ne ricorderò. Sì, sicuramente le invierò un messaggio, questo è certo. Mister, lei è stato anche ovviamente un calciatore, io personalmente me lo ricordo molto molto bene, ha militato in diversi club, ne cito qualcuno, la Salernitana, il Messina, il Genoa. Ecco, superfluo dire che la Salernitana, credo di dire una cosa ovvia, gli è rimasta nel cuore, perché insomma 192 presenze hanno un certo peso, no? Sì, poi anche con un momento storico particolare, con delle promozioni, con un feeling che si è creato tra noi, non solo tra me, ma anche tra tutto quel gruppo e la piazza e la città, e certamente Salerno è da... è stata la parte, la componente, la parentesi, chiamiamola così, più importante della mia carriera. Assolutamente. Immagino abbia affrontato diverse volte il Bari da avversario quando era calciatore, mi riferisco alla sua carriera da calciatore. Ricorda qualche partita, magari al San Nicola o no? Sì, mi ricordo quelle contro Fascetti, perché appunto noi avevamo, in quegli anni avevamo una squadra molto competitiva. Il Bari è stato più in Serie A di noi, però è capitato di trovarlo, e lui aveva questo famoso caos organizzato che era vero, ci metteva in difficoltà, perché non era un caos, era proprio un modo di fare che dietro era una strategia, e nonostante noi fossimo una squadra che per quel tempo era molto avanti dal punto di vista tattico, lui riusciva sempre a metterci in difficoltà e a imitare quello che poteva essere la nostra manovra. Quindi a parte che poi ho avuto modo di rincontrarlo anche in casi così, cioè extra campo, è sempre stata una persona molto piacevole, però dal punto di vista proprio delle qualità tecniche è una persona molto in campo. Vabbè, uno degli allenatori più esperti del calcio italiano. Mister, è stato mai vicino al Bari? Mi riferisco sia a Breda calciatore che a Breda allenatore.
Calciatore non lo so, nel senso che direttamente non mi è mai arrivato, almeno non mi hanno mai detto niente, poi non lo so se sono stato vicino o no. Come allenatore poco, nel senso che dopo la famosa anno di Latina dei playoff, una mezza telefonata mi è arrivata da un dirigente del Bari, ma si è chiusa là, nel senso che noi avevamo eliminato il Bari, poi siamo stati eliminati dal Cesena. Un paio di giorni dopo la nostra finale col Cesena mi è arrivata una telefonata. Immagino da Guido Angelozzi. No, non dal direttore, no, da un'altra persona. Perché Guido stava andando via, dopo quella partita è andato via. Ok. Mister, tuttavia, insomma, a Breda, l'ha citato prima, a Breda allenatore sono legati dei brutti ricordi per quanto riguarda i tifosi del Bari, l'ha citato prima, insomma, giugno 2014, semifinale, playoff Bari-Latina, che ricordi ha di quella doppia sfida? Allora, il ricordo più particolare non è tanto di quella sfida, ma della partita in campionato che c'era stata qualche mese fa, qualche mese prima, non so se un paio di mesi prima, ma era il momento che dove era già in auge, dove ogni partita in casa aumentava il numero dei tifosi a San Nicola. Del San Nicola. E mi ricordo sempre che nella passeggiata del mattino pre-gara ho trovato una locandina dove c'era scritto 40.000 contro 11, perché nelle varie fasi si arrivava di 40.000 fino ad arrivare penso ai 60.000 degli spareggi. E mi ricordo che ho strappato quella locandina e l'ho portata nella riunione e non ho detto niente, perché noi avevamo un gruppo in ogni caso di ragazzi in gamba e con una forte personalità. Quindi quella locandina è quella che mi ha fatto vincere la partita in campionato, per dire, perché ha motivato la squadra. Sì, è bella, è stata proprio una bella cioè, utile. Insomma, abbiamo capito perché parole. Latina è bella meglio, quindi c'è stato anche questo aspetto motivazionale che nel calcio ha un'importanza. Sì, fa molto. Un'importanza e niente, poi dopo un altro episodio bello è che c'è stato fatto anche un film su quel periodo, sì, là, no? Sì, sì. E facendo vedere a mia figlia, che vabbè, non è una grande appassionata di calcio, però qualcosina segue, e gli dicevo: guarda, qua papà ha fatto la parte del cattivo, non appare mai nel film, ma è quello che gli ha eliminati. C'è tutta questa storia, sto crescendo, che poi finisce con l'eliminazione contro di noi, che è molto bella come era stata preparata. Non c'è lieto fine, purtroppo. Sì, ho notato, poi è andata male a tutti e due, in effetti, purtroppo, quindi almeno uno dei due poteva avere qualche vantaggio. Ecco, venendo un po' all'aspetto tattico, quello che si vide in quelle partite, alla fine, secondo lei, il suo Latina meritò il passaggio del turno oppure no? Ma sono state partite molto equilibrate. Due pareggi. Non lo so, nel senso che sono tante volte quelle partite poi vengono fuori da sugli episodi che fanno la differenza. E là c'è stato il fatto di essere riusciti a pareggiare all'ultimo, là, a far gol, a pareggiare, certamente ti ha dato una grande mano. Insomma, sono partite che dal punto di vista tattico hanno, insomma, sì, è più un discorso proprio di emotività e di riuscire a portare gli episodi a parte tua, e in quel frangente noi siamo stati bravi, cosa che poi non siamo riusciti a fare poi nella finale con Cesena. Mister, veniamo al Bari dei giorni nostri. Immagino che lei, insomma, stia seguendo i vari campionati, Serie B, Serie A, Serie C. Sì. Bari primo in classifica con 4 punti sul Palermo secondo. Che cosa ne pensa di questo girone C, di questo campionato? Ma finalmente, dopo 2-3 anni di grossi investimenti, è primo, perché credo che la difficoltà grossa degli anni passati c'è stata quella anche di dover sempre rincorrere, perché quando rincorri poi veramente diventa difficile, basta che sbagli poco e rischi di essere fatto fuori. Quest'anno sulla carta sembrerebbe l'anno giusto, adesso uno dovrebbe incrociare le dita, però è anche vero che come organici non c'è mai stata, non c'è differenza, anche se che gli anni passati, secondo me, come organici, cioè, insomma, il Bari li aveva sempre avuti superiori alle altre squadre, però anche dal punto di vista della consapevolezza del campo mi sembra che quest'anno c'è un qualcosa in più,
e soprattutto non mi sembra di vedere nelle squadre che stanno sotto una, appunto, delle rose così competitive. Poi dopo il campionato è sempre lungo e purtroppo non ti permette di sbagliare niente, però insomma mi sembra potrebbe essere una stagione diversa dalle ultime, ecco, senza dire la parola fatidica. Assolutamente. Mister, c'è un'altra domanda di un altro radioascoltatore che dice: a mister Breda chiedo se ha mai allenato qualche giocatore del Bari attuale, e poi gli faccio i complimenti perché contro di noi ci ha sempre messo in difficoltà, mi ricordo anche le partite contro l'Entella, complimenti per gli aneddoti inediti su Bari Latina. Quindi ha mai allenato qualche calciatore del Bari attuale oppure no? Sì, ho allenato Marras, ma conosco particolarmente bene anche l'allenatore Mignani, perché a parte che lui ha 3-4 anni in meno di me, ma veniamo fuori dallo stesso settore giovanile, che è quello della Sampdoria. E tra altre cose suo papà era anche allenatore di una di quelle squadre, quindi per dire. E poi è stato qualche mese il mio secondo anche a Latina, perché lui era con il secondo anno mio a Latina, era arrivato con non so come si chiama con l'allenatore che l'anno nostro era a, quell'anno lì famoso di Latina e Bari era a Siena, che adesso con Beretta, ecco. Beretta, certo. Hanno esonerato Beretta, mi hanno richiamato e io ho tenuto lui perché appunto lo conoscevo, quindi insomma è una persona che anche stimo e sono contento che sia arrivato in una piazza così importante e che abbia questa bella opportunità. Vi ricordo che siamo in linea con mister Breda, mister Bari, che dopo un periodo di appannamento sembra essere in ripresa, i biancorossi non hanno brillato per diverse partite, ecco, secondo lei può essere stato più un calo fisico o un calo mentale? Ricordiamo che la squadra di Mignani ha praticamente saltato la preparazione in ritiro per via del Covid. Ma quando devi stare davanti non è mai facile dare continuità. L'importante appunto è, nonostante tutto, essere ancora davanti. Poi calo fisico o mentale bisognerebbe essere un pochino più dentro, perché onestamente non posso vedere, ho visto qualche partita, ma da lì riuscire a capire quali sono i motivi senza vivere il gruppo, lo spogliatoio, diventa un pochino difficile. Però mi sembra che appunto adesso sia tornato tutto un pochino nella normalità. Ed è importante appunto riuscire a superare queste fasi mantenendo inalterata quella che è la classifica, magari perdendo qualcosina, però rimanendo sempre davanti, perché è un modo anche per togliere energia a chi sta dietro che ti rincorre. Un altro messaggio dei tifosi che hanno tanta voglia di interagire con lei, mister. C'è Gabriel, un messaggio molto simpatico, che dice: nonostante la semifinale del 2014 non ho mai provato antipatia verso di lei, perché ha sempre dimostrato di essere una persona seria e soprattutto perché è amato da una tifoseria con noi gemellato, ovviamente fa riferimento alla Salernitana. Grazie intanto. Insomma, questa l'ho anche sentita anche in quelle partite, appunto, dove la posta in palio era tanta e dove appunto poi era andata in un certo modo. È vero che non ho mai sentito antipatia, perché c'era il grande rammarico, però a volte capita di andare un pochino oltre. E invece là c'è sempre stato massimo rispetto, è stata una cosa molto gradevole e anche nelle partite successive. Poi dopo non è che è andata sempre così a Bari, perché qualche volta ho anche perso, però c'era sempre grande stima e grande rispetto. Sempre Gabriel aggiunge: oltretutto la ringrazio perché sino a qualche anno fa mi seguiva su Instagram. Ora questo non lo so, vabbè, lo dice Gabriel. Mister, infine, ora c'è questa partita, c'è questo Bari Latina, ovviamente non è il Latina del suo periodo, è un Latina che sta lottando per la salvezza, Bari primo, insomma, che partita si aspetta? Certamente i valori in campo sono un po' diversi, lo sono anche gli obiettivi, e quindi anche, insomma, sembra che sia abbastanza dura per il Latina, però è una squadra che vedo che vende cara sempre la pelle, e quindi bisogna in ogni caso trattarla con massimo rispetto e con le attenzioni giuste. Però penso che se il Bari deve fare quel tipo di percorso, è logico che su quel tipo di partite che non puoi sbagliare. Assolutamente no.
Perfetto, io con questo ringrazio Mister Breda, Roberto Breda, per essere stato con noi. Mister, è stato molto bello averla con noi, anche i tifosi hanno molto apprezzato. Noi tutti facciamo un grossissimo in bocca al lupo e speriamo di vederla quanto prima su una panchina. E si ricordi, io sarò il primo a mandarle un messaggio, va bene? Va bene, grazie, me ne ricorderò. Grazie, grazie Mister Breda, grazie a tutti. Grazie, grazie mille. Allora, piacevolissima chiacchierata con Mister Breda. A me piace tantissimo confrontarmi con altri tecnici, così ascoltiamo voci diverse, pareri diversi, non ascoltiamo sempre le solite persone, sempre i soliti personaggi. È una cosa, una caratteristica di Tanto non capirai che va avanti da anni. Ho sempre avuto questa passione, questa volontà di sentire, di intervistare allenatori non baresi, comunque di altre squadre che comunque c'entrano magari poco col Bari, anche se Breda c'entra e come col Bari purtroppo, però è stato molto anche simpatico per tutti gli aneddoti che ha raccontato, tipo quello della locandina 40.000 contro 11 strappata, portata nella riunione con i calciatori, il riferimento al film, insomma molto 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 simpatico Mister Breda, che tra l'altro reputo, come diceva anche qualche radioascoltatore, un tecnico molto preparato. E secondo me, ora non ho capito il nome del dirigente che l'aveva contattato, forse Paparesta, non lo so, però Antonelli forse, però sicuramente a me piacerebbe anche in futuro vedere Breda a Bari, perché come dicevano anche altri radioascoltatori, ci ha sempre messo in difficoltà anche con altre squadre, quindi è un buon allenatore, secondo me potrebbe far bene in una piazza come quella di Bari. Intanto Emanuele ci scrive: Nicola, quando sarà possibile devi intervistare Braglia. Beh, Braglia ora è all'Avellino, quindi gli allenatori tesserati non possiamo intervistarli, però in futuro magari, perché no, anche lui è un personaggio, me ne rendo conto. Va bene, allora siamo in chiusura, è tutto per questa puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Rinnovo l'appuntamento per domani, sempre alle 14, avremo un doppio ex molto molto particolare, perché legato a un ex tecnico del Bari. Magari vi ho dato un indizio già abbastanza importante, domani ovviamente capirete di più. E allora, ci riascoltiamo domani alle 14, sempre qui, nella casa dei tifosi del Bari. Radio Biancorossa, forza Bari e ciao! Tanto non capirai.